Eccoci al terminal domestic Neubai Airport. Abbiamo fatto il check-in, abbiamo una buona ora di tempo da ingannare e poi voliamo su Donghohoi, dove ci spero ci attenda il nostro taxi prive per Phongyang e Bang. Eccoci arrivati a Donghoi, taxi e andiamo velocemente verso la guest house a Jungle Boss a Phongyang e Bang. Tutto dolorante, ginocchio, anca, disastro. Vedremo domani come affrontare il tutto. Ok, eccoci a Jungle Boss guest house, Zanzara Rosa. Questa è la nostra cameretta family, qua devo portare tutti, ma ahimè sono solo io. C'è il bagno, ah no, carina la veranda. E il bagno qua, ah, è tutto molto bello, c'è una luce. Carinissimo posto. Peccato che io stia solo praticamente una notte e poco più. Va bene. Andiamo a cena che siamo affamati. Questa deve essere la dépendance di Jungle Boss. Il fo era ottimo. E adesso aspettiamo i gamberoni. E voilà, dopo, prima, direi che squisiti gamberi di fiume, del fiume vicino, veramente con salsina verde, mozzafiato, valgono il prezzo 300.000 per mezza porzione che ho preso io. Potrebbe essere l'ultima cena, quindi è doveroso. Buonanotte, ciao. Ok, il zaino è pronto. L'atmosfera si riscalda. Hai visto domani? Bello. E anche il giorno dopo, ma oggi alle parei. Quindi sarà un po' slippery. Ma siamo eccitati. Allora, scendiamo giù, niente colazione per evitare poi di partire sul pulmino e andiamo a conoscere la nostra guida Messi, dal famoso calciatore di cui è un fan. Ok, qui è tutto diviso in comparti per il briefing. Ci sono le donnicciuole qui al One Day Elephant Cave, anche alla altre donnicciuole, poi qualche più intraprendente che fa il due notti e poi per i tre notti, ecco, l'unico. Mi aspetto con ansia di vedere i miei cinque compagni. E poi Messi ci ha presentato la missione del nostro trekking. Sentivo un po' Geronimo Stilton alla presentazione del campo nella giungla. Comunque tutto ben organizzato, ti fanno entrare nell'atmosfera. Poi noi eravamo la crema della crema che osavano fare i tre giorni. Con queste parti più difficili all'interno delle grotte quasi un giorno. Ok, sono sulla strada per la partenza del trekking. Tempo direi favoloso perché la prima giornata prevede un cammino di almeno 10 km, quindi nuvoloso ci salva. Questo è un pezzo della Ho Chi Minh Trail,
dove partiamo noi, che era usata nella guerra per sopportare, rifornire e muovere i soldati dal nord al sud per circumnavigare la zona smilitarizzata che gli americani avevano fatto dalla costa fino all'interno, e quindi passa in questo parco naturale, sovente sborda in Laos e arriva fino al sud. Ok, si parte di qua, già bello in discesa. Tutti pronti? Ready? Via! Via! Il grido del torrente. Jungle vibes and sounds. Aveva una sanguisuga sulla gamba, killata col Remos. Ah, che meraviglia sta. Continuiamo la salita verso mete inesplorate. Dovremmo arrivare alla montagna Windy. Qua si fa difficile. Sa strisciare così. Sanguisughe si attaccano. Ok, nice trail, gorgeous. Đi xuống là đi Salomon. Anh Phi ơi, khi có việc cái gồm hay là gồm gì rồi? Rồi, rồi. Tốt đúng không ạ? Tại vì nó đã lất cứng, cho nên cho mọi người sẽ dốc á, thì nó sẽ bị gãy. E certo, dopo un paio d'ore di camminata su questi sentieri ostici ero già bello che distrutto. D'altronde la mia età era quasi il doppio, anzi più del doppio degli altri, e arrancavo abbastanza. Ok, mi ha appena beccato una sanguisuga sul braccio. Questo spray Remos è micidiale, cioè in una spruzzata l'ha stecchita. Ok. Questo è il campo permanente del pranzo. So this one is the, we call it is dragon tomelon. The village, you don't have this one in Italy. Dragon tomelon, like, because like when I told this one to everybody, no one knows what is that. Si fa avventurosa la strada vicino al torrente. Stop.
pasta cicatrizzante, la usano per curare le ferite da sanguisughe e fa smettere immediatamente di sanguinare, per cui forse potrei raccogliere un'oncia a mettere sul mio ginocchio. Now see by your eyes. If you touch the underlip by your skin, it makes your skin burn, hurt, itchy, painful at least 1 week to 10 days. So it's more painful when you guys walk underwater. More painful. Mm-hmm. Oh no. This one. Boys. Ok, washing a scatofitto. Certo. Questi sali e scendi sono distruttivi. Uno con la una prestanza fisica da ufficio. Cioè i 25enni amorucci israeliani sono dei militari di leva, si suppone che abbiano una certa familiarità con la camminata. I vietnamiti invece sono 25-26 anni, forse 29 è l'unico, sono praticamente corsi avanti. Bellissimo questo posto, montagna a picco. Ecco, c'è il torrente. Ok, ecco, c'è la prima caverna, la grotta. Ed eccoci all'ingresso della grotta che porta poi al Concolapse, che è una delle più grosse doline dove è collassato il soffitto dando origine a due enormi cavità, però ci tocca farlo a nuoto, sono 300 metri, penso in acqua bella gelata. Auguri! Siamo pronti per l'immersione nel cave. Divisa professionale, elmetto con luce. Eccoci. Pronti e via. Facciamo il tuffo carpiato. No, no, vabbè, questa volta no. Ed ecco i nostri Fabulous Porters che ci abbandonano al nostro destino. Si gela, siamo 300 metri adesso. Ciao fuori. Oh. E loro se la fanno in barca, maledetti. Ok, vediamo se la luce qua funziona un po'. Andiamo, va, non rimaniamo soli. Che è sta roba. Raggiungerli, no, qua non sta male. Sono 300 metri da qua, la barca di un maledetto caronte ormai ce l'ha lasciata, è distantissimo. Wow. Qua c'è anche un basso fondale. Thank you.
Siamo sbarcati. Adesso, se non sbaglio, questo è il Cone Collapse. Si è creata la dolina. Ok, un pontisolino. La cima quasi pronta. Quindi due cenni di geologia, praticamente questa era le Tiger Caves, il cui soffitto è collassato dando origine a questa dolina. Noi veniamo dall'entrata piccola delle Tiger Caves e penso domani continueremo nell'esplorazione fino a uscire dall'altra entrata dove il fiume entra e scava la grotta sotterranea. Andare in cucina, cosa padellano la brigata di Masterchef. E devo dire che i cuochi hanno fatto un piccolo miracolo. C'era una cena variegata dai vegetali, all'omelette, pollo, maiale, zuppa, alla quale è seguita al mattino una colazione a base di pho, che è la dieta base del vietnamita. Questa è la pappa a colazione, a pranzo e a cena, senza grossi patemi. E direi una buona notte, dormito il sonno dei giusti dopo la grossa fatica di quella nuotata, nonostante un rospo malefico che veramente non ha smesso per 5 minuti 5. Mai. Però alla fine uno si abitua. Scendiamo di qua. Bene, bene, bene. Colazione finita. Siamo pronti per la roccia. Per arrivare. Ok, stop. Stop. So now your right foot, put it down. Put your right foot down. Put it down. Good. Nulla di meglio come allenamento mattutino di una bella calata in corda doppia con tanto di servizio fotografico con lo sfondo la dolina del Cone Collapse. È il giusto momento per digerire la colazione. A little bit, go a little bit further down. Ok, stop. Non la cosa più intuitiva,
con questa imbragatura che ti strizza parti intime a fare inclinazioni da posa Vogue per immortalarsi con lo sfondo. Comunque, superata anche questa, tutto per la medaglia finale si fa. Ok, good job. Now you're ready. Ok, lasciamo il con collapse e ci dirigiamo verso l'entrata della grotta. Come detto, oggi è quasi tutto sottoterra fino al prossimo campo. Sembra più difficile di ieri. Ok. Ecco, c'è l'entrata delle Tiger Caves. Ciao, collapse. Ok. E qui è fatto per loro e non per noi. Cioè, non per me. Sono fatte decisamente toste per il mio 1,91 m. Io semplicemente non ci passo, in più il ginocchio che non posso appoggiare. Insomma, un bel cocktail. Vai, si prosegue. Stringi i denti. Ok, siamo arrivati a questa spiaggetta favolosa, sotterranea, contenta di sabbia, da fare invidia ai Caraibi. Qua ci si immerge, secondo tentativo di infarto in arrivo. Una caverna bellissima, mamma mia, che splendore. Tiger Caves. Oh, nessuno vuole immergersi, sentiamo di star sul camminamento, ma prima o poi. Ci vediamo a volo. Era un buco. Real adventure. Finalmente, dopo altro 10 minuti a mollo nel cielo mattutino, 15 gradi, non di più, e quindi un fatto scampato per un pelo, si
giunge alla luce dell'apertura secondaria, cioè lo sbocco delle Tiger Caves, perché penso che il fiume scorra in questa direzione verso l'uscita provenendo dalla con collapse. Tiger Caves conquered.